Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo ciclo di Frontiere della Psicanalisi. Come avrete visto dal volantino, l'argomento che affronteremo quest'anno sarà le nuove antropologie. Cosa significa? Mi ricordo che una cosa che mi aveva sempre colpito è quella di vedere i quadri rinascimentali che mostrano delle scene bibliche o delle scene dell'Iliade o dell'Odissea o così via, cioè di situazioni molto antiche, perché l'ambientazione, i personaggi, pur essendo concepiti per epoche molto lontane, erano vestiti assolutamente come le persone del Rinascimento. Le abitazioni dell'antica Troia o di Gerusalemme erano come la Firenze o la Siena del 400 o del 500. I cavalieri e le dame erano vestiti come erano vestiti all'epoca. Questo perché c'era l'idea che sostanzialmente la realtà fosse sempre più o meno la stessa. Sì, cambiava chi comandava e chi doveva obbedire, però le abitudini di vita, il contesto generale dove avvenivano le vicende umane era praticamente immutabile, come la scena di un teatro. Oggi, invece, viviamo in una realtà ormai da un po' di tempo sempre più accelerata nei cambiamenti. Cioè, ogni tanto capita di pensare a tutti noi quando non c'era il telefonino. In fondo non è da tantissimo che esiste il telefonino, oggi non potremmo più vivere senza, no? Cioè, così come il computer, così come tutta un'altra serie di nuove tecnologie che riguardano la comunicazione, ma che riguardano anche la salute, per esempio. Il cancro, fino a poco tempo fa, era una parola impronunciabile perché voleva dire morte. Oggi ci sono un sacco di libri, di pubblicazioni che raccontano la storia di persone che sono passate attraverso questa malattia e ne sono uscite. Quindi viviamo in un'epoca, si parla appunto della possibilità di poter vivere fino a 120 anni, eccetera, eccetera. Insomma, lo sviluppo tecnologico ha mutato profondamente lo scenario nel quale viviamo. Ci domandiamo se questo vale solo per lo scenario esterno oppure anche per quello interno, cioè l'immaginazione, l'immaginario collettivo. Come è cambiato attraverso queste nuove tecnologie, queste nuove possibilità che si aprono attraverso il progresso scientifico? Questa sera in particolare ci occuperemo del corpo, della corporeità, cioè come le nuove tecnologie, i nuovi progressi della medicina possono avere cambiato, introdotto nuovi scenari che riguardano non soltanto la ricerca scientifica, ma anche proprio l'immaginario collettivo che riguarda la nostra corporeità rispetto a tempi passati e in prospettiva di un futuro così come ce lo possiamo immaginare. Ecco, vi presento i nostri ospiti. Abbiamo il professor Testa, che è un famoso genetista, c'era anche una sua intervista oggi su Repubblica sulla manipolazione degli embrioni. Abbiamo la dottoressa Rita Corsa, che è una psicanalista che è già intervenuta qua, e dulcis in fundo il professor Carlo Sini, che come sapete è un filosofo di grande importanza nella storia della filosofia italiana e non solo. Grazie, passo la parola a Buonasera a tutti. Compito ingrato per uno psicoanalista occuparsi di qualcosa che, come diceva Caes un paio di domeniche fa, proprio qui alla Casa della Cultura, ha a che fare con qualcosa che Freud non poteva conoscere. E, seppure ai tempi di Freud, il Freud ha scritto nel 1919 quel lavoro interessantissimo che è il Perturbante, dove c'è l'Olimpia, la bambola meccanica di cui Nathaniel si innamora fino a perdere la ragione. E lì tocca un punto che anche per la psicoanalisi contemporanea è di grande interesse quando ha a che fare con questa questione,
rivoluzionaria per il pensiero psicoanalitico, che è l'area delle nuove portate dalle nuove biotecnologie, che è l'area di transito tra il vivente e il non vivente. E questo il grande perturbante delle nuove tecnologie. A me è sempre interessato, mi sono occupata molto, ne ho un po' scritto e l'ho presentato spesso lavori sul quando c'è un eccesso di corporeità. Le nuove biotecnologie portano questa fusione, questi nuovi ibridi, queste nuove mutazioni tra corpo e macchina. Poi credo che ci illuminerà da un punto di vista filosofico su questo tema il professor Sini. Da un punto di vista psicoanalitico, io trovo che è di grande interesse Sterlak, questo body artista, un cyber artista, che primo ad iniziare dagli anni Ottanta ha creato questi ibridi. Il suo gesto artistico è l'ibrido macchina-corpo, e aprendo e rivoluzionando le nuove frontiere del corpo. Cos'è il corpo, l'epifenia somatica? Come cambia con queste rivoluzionarie biotecnologie l'immagine interna del proprio soma, del proprio corpo? Io credo che la psicoanalisi contemporanea si interroga forse troppo poco su questa questione, e quelli che chiamo i lender psicoanalitici, cioè i moduli interpretativi psicoanalitici, credo siano ancora insufficienti per accompagnarci in queste rivoluzionarie nuove frontiere della biotecnologia. Sempre Sterlak, e di questo credo ci parlerà e ci illuminerà il professor Testa, proprio Sterlak in un'altra sua performance ha innestato un orecchio frutto di cellule coltivate e a livello sottocutaneo. Anche questo apre non solo ad una nuova frontiera, ma anche apre a una rivoluzione del luogo nel quale collocare la malattia. Dove sta adesso la malattia? Con queste rivoluzionarie tecnologie, poi con la genetica nello specifico, io non approfondisco ovviamente questa questione, e il mio pensiero impallidirebbe davanti al materiale che ci porterà il professor Testa, però dove sta adesso, dov'è il luogo della malattia? È uscito dal corpo nella genetica, c'è questa oscillazione tra dentro, fuori, e per essere di nuovo internalizzato, trasformando completamente l'immagine interna mentale. Io credo che un modello che ci serve per capire in psicoanalisi è quello della doppia pulsionalità, questa oscillazione tra l'istinto di vita e l'istinto di morte, forse il modello più avanzato per cercare di intendere queste nuove complessità del vivere. E da una parte questo, e dall'altro un altro lender interpretativo è quello della tutta la metopsicologia narcisistica
di autogenerazione del sé. Ci sono vari autori sui quali adesso non vi tedio, io ho diciamo, la pretesa semplicemente di porgere con delle immagini la palla poi ai illustri ospiti che abbiamo questa sera. Un esempio molto emblematico è di questa autogenerazione narcisistica del sé che ha come obiettivo il procrastinare sempre di più il limite nell'eterna lotta dell'uomo con il suo destino è Erlang, che credo la maggior parte di noi conosce, questa body artista francese che usa il proprio corpo per osare, la Lemma, che è una collega inglese, italo-inglese, che si occupa di queste aree della psicoanalisi, dice, parla della Erlang, citandola come colei che trasforma il proprio sé in progress, il proprio sé in progress e superando, appiattendo il simbolico sul reale. Fa queste performance dove tramite la chirurgia estetica trasforma il proprio corpo e poi ne fa un gesto artistico. Due parole e poi lascio agli interlocutori che abbiamo la fortuna di avere qui questa sera, due parole ancora sulla questione delle protesi. E io mi sono occupata molto delle protesi salvavita, gli innesti cardiaci, gli innesti salvavita, i defibrillatori, i pacemakers e anche della trapiantologia che apre un enorme capitolo, quello della trapiantologia, che ha a che fare anche con la tematica dell'accoglienza, il corpo che accoglie il donatore, il corpo del ricevente accoglie l'organo che migra. È un capitolo enorme che su magari poi in sede di discussione potremo approfondire questa questione, ma ne avevamo già parlato a lungo in un'altra serata dedicata proprio ai trapianti per frontiere della psicoanalisi. Riguardo alla questione delle protesi, io parlo in maniera non sistematica di questo tema, di questi temi, di queste nuove frontiere, proprio perché la psicoanalisi ha pochissimi elementi di riflessione sinora, e pochissima letteratura, praticamente nulla su questi temi, su queste questioni, su cui oggi vi invitiamo a riflettere. Riguardo all'aspetto della protesi, la protesi esterna è stato l'elemento più studiato anche dagli psicoanalisti, sia per questi l'aspetto riparativo e di sostegno al lutto per la perdita dell'arto. E c'è anche tutta una grossa componente che è la componente invece di erotizzazione perversa dell'arto protesico, di cui c'è diciamo un esempio molto fulminante, è la storia artistica e umana di Frida Kahlo. Tutta la sua arte è un'oscillazione tra il camuffamento e la riparazione dell'arto. Frida gamba di legno, poi è stata gravemente traumatizzata in un incidente da ragazzina, ha avuto ripetuti interventi alla colonna vertebrale
Quindi questo connubio macchina, questo ibrido, questo metizzato corpo-macchina l'ha accompagnata per tutta la sua esistenza ed è un forte emblema, un grosso emblema, rappresenta in maniera, ripeto, fulminante questa oscillazione tra la riparazione e il camuffamento e invece l'erotizzazione perversa dell'arto mancante, cosa che vediamo è molto di moda adesso, no? Sono molto di moda le modelle senza che esibiscono in maniera feticistica l'oggetto perduto e in alcune occasioni camuffato, in altre situazioni esibito in maniera feticistica. E mi fermo qui, potrei parlare molto più a lungo, ma eventualmente poi facciamo un discorso insieme agli altri relatori. E mi piace finire con questa affermazione che magari spiegherò da un punto di vista anche psicoanalitico più in là. Dove c'è molta sapienza c'è molta tristezza, se si aumenta la scienza si aumenta il dolore. Ne ridiscutiamo, lo vediamo più in là. Buonasera a tutti, grazie per l'introduzione. Così, nel mio intervento per aprire un po' il nostro discorso questa sera, pensando in preparazione di questa serata al corpo, vorrei partire con l'idea che quella che secondo me è la caratteristica del corpo al tempo delle biotecnologie è la diffusione, cioè il corpo diffuso. Diffuso nel tempo e diffuso nello spazio. Nel tempo perché una serie, diciamo, non solo di tecnologie, ma proprio di modi di guardare noi stessi, di guardare il mondo, ci pongono in relazione con il passato e con il futuro a livelli di visibilità, che tra poco vedremo è una visibilità sempre più molecolare, che semplicemente non erano dati prima. E questo taglio netto delle cose, questo sguardo sulle cose, fa una differenza, diciamo, nel tipo di rapporti che crea questo nostro io che si proietta verso il futuro e si proietta verso il suo passato. Ma questo asse temporale interseca in molti punti un asse invece spaziale, cioè il fatto che il nostro corpo è un corpo ormai diffuso perché sta, in modo sempre più letterale, in tanti posti. Credo che quasi tutti questa sera qui hanno parti di sé che sono state depositate in biobanche. Qualcuno di noi ha magari già il proprio DNA sequenziato da qualche parte, quasi tutti noi questa sera abbiamo il nostro profilo Google o Facebook che è costantemente, diciamo, una fonte, diciamo, di conoscenza sul sé, di specchio verso noi stessi, ma naturalmente anche una finestra attraverso cui gli altri ci guardano, attraverso cui noi guardiamo gli altri. Cioè sono parti di noi, alcune, diciamo, poco corporali, nel senso che sono ormai state interamente digitalizzate, altre come il genoma in una banca dati che attraverso una sorta di limbo tra la materialità e la digitalizzazione, altre invece ancora francamente materiali come cellule, bancate, sangue, pensate agli ociti depositati per avere una gravidanza tra 10 anni, oppure ai spermatozoi depositati per avere una gravidanza tra qualche tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, la possibilità di pensare al nostro corpo come a un crocevia spazio-temporale. Questo naturalmente, diciamo, è stato reso possibile da tanti sviluppi che non hanno a che fare solo con la scienza, con la biotecnologia, hanno a che fare con, diciamo, uno spirito del tempo che si è incarnato in vari sviluppi. Sicuramente questa sera parleremo della genetica come di uno, diciamo,
diciamo, di queste grandi narrazioni, che sono anche grandi piattaforme tecnologiche che lo rendono possibile. Pensate per esempio al test genetico, che diciamo sempre di più offre prospettive sul futuro, prospettive che da alcuni sono considerate oracolari, da altri sono considerate spesso a torto come diciamo delle predizioni molto precise, e però sicuramente sarebbe disingenuo oggi dire che la crescita esponenziale della genetica, il fatto che noi saremmo in grado ormai di sequenziare l'intero DNA di ciascuno di noi in 4 giorni, una cosa per la quale c'erano voluti 25 anni, diciamo, fino a 15 anni fa, che ritorna al tema dell'accelerazione che Hartmut Rosa, tra gli altri, ha identificato come uno dei cardini del nostro tempo, e che naturalmente ben si svolge su questo asse temporale di cui parlavo. E di poche settimane fa, diciamo, una particolare, diciamo, intuizione, insomma, su cui molti colleghi stanno lavorando, ma che vi spiego brevemente, perché secondo me dà proprio una rappresentazione plastica di questo incrocio spazio-temporale. Una, diciamo, delle tecnologie, diciamo, probabilmente più rivoluzionarie nella biotecnologia, nella biomedicina degli ultimi anni, che ha portato, tra le altre cose, al premio Nobel della medicina nel 2012, è la cosiddetta riprogrammazione cellulare, cioè il fatto che questa è sì la mia pelle, ma con una procedura tutto sommato semplice io posso prendere una cellula della pelle e riportarla a uno stadio cellulare che noi chiamiamo primordiale o pluripotente, da cui quindi poi posso produrre qualsiasi altra cellula del mio corpo. E non solo posso produrre cellule, posso sempre di più farle aggregare insieme in quelli che noi, diciamo, nel gergo incominciamo a definire degli organoidi, cioè dei piccoli, diciamo, abbozzi di organo, incluso, diciamo, la corteccia cerebrale, che crescono in vitro e che sono, come dico spesso io, degli avatar di noi stessi, delle sorte di rappresentazioni dislocate nello spazio, ma che naturalmente ambiscono ad essere dislocate anche nel tempo. Per esempio perché ambiscono a diventare il substrato sperimentale su cui io posso, diciamo, finalmente chiedere: ma perché mi è venuta una certa malattia? Oppure com'è che mi è venuta una certa malattia? Se il mio genoma, diciamo, è almeno in parte responsabile di una determinata condizione, naturalmente io scopro di averla magari a 20 anni, a 25 anni, sarebbe stato impossibile fino a qualche anno fa anche solo pensare di andare a ritroso nel tempo e chiedere: ma com'è che quel genoma durante lo sviluppo del mio corpo ha contribuito a quella malattia? Perché me ne accorgevo quando le cose erano ormai fatte. Ma adesso i giochi possono in qualche modo ripartire, in maniera non solo metaforica, perché io posso riprogrammare, già il fatto che noi usiamo questo linguaggio preso in prestito dal mondo digitale, no? Dal mondo dei computer, io posso riprogrammare questa cellula, fare questo abbozzo primordiale e vederlo succedere lo sviluppo della malattia. Ma posso fare per esempio anche l'opposto. C'è molto interesse per esempio per l'Alzheimer, e cioè per l'utilizzo di questa tecnologia per dire: beh, se c'è una predisposizione genetica all'Alzheimer in una determinata persona, che cosa succede se io oggi mi costruisco dalla mia pelle un piccolo avatar cerebrale su cui simulo in vitro un processo di accelerazione dell'invecchiamento? Cioè questi neuroni che crescono qualche settimana, io li stimolo a fare in modo che la loro risposta sia come se fossero cresciuti anni. C'è un enorme investimento da parte di molti laboratori nel mondo per cercare di rendere il sistema in vitro maneggevole per rispondere alla scala temporale della condizione umana. E quindi l'implicazione qual è? Che un giorno io non posso solamente dire quello che già oggi possiamo fare, cioè, beh, scopro che nel DNA tu hai certe predisposizioni e ti rispondo che magari hai un 40% di sviluppare l'Alzheimer quando avrai 80 anni, per esempio. Stiamo andando verso una possibilità di fare qualcosa di molto più radicale, di prendere quella persona, farci l'avatar in vitro e interrogarlo quell'avatar
e chiedere: ma se io questi neuroni li sottopongo a uno stress corrispondente agli 80 anni, che cosa riesco a sapere adesso sulla possibilità di sviluppare tra 50 anni l'Alzheimer? Cioè, vedete che come un carrello che si sposta nel tempo, in avanti e indietro, un po' come il carrello con cui si fanno i film, no? Che uno, diciamo, lo può muovere indifferentemente verso il primo piano o verso lo sfondo, e che, diciamo, riscrive questo primo asse, un asse appunto accelerato. Pensate anche, e non è solamente la genetica, è anche l'epigenetica, di cui qualcuno di voi avrà sentito parlare, cioè l'idea che la nostra esperienza, addirittura l'esperienza dei nostri genitori, dei nostri nonni, qualche volta forse ancora più lontano nel tempo, si possa non, diciamo, scrivere solamente nel DNA, ma si possa scrivere, diciamo, nel modo in cui il DNA è usato, epigenetico, diciamo, una parola che ha tante radici, tra cui quella dell'epi come sopra, cioè di quello che, diciamo, sovrasta e dà senso, interpreta i geni, e che è naturalmente fondamentalmente il confine tra l'interno e l'esterno. È una delle soglie che, non a caso, recentemente con un collega ho chiamato soglie digitali, perché naturalmente l'epigenetica, essendo ancorata al DNA, è quella che, per esempio, consente a un, diciamo, crescente numero di studi di cominciare a dire: ma se i tuoi nonni hanno avuto un certo tipo di dieta, questa, diciamo, questo modo di stare al mondo, che impatto ha avuto sulla tua vita adesso e su quella che tu trasmetterai, non solo attraverso la via genetica, che era quella a cui in qualche modo più avevamo consuetudine a pensare, ma anche attraverso la via epigenetica. E al contempo c'è lo spazio, appunto, cioè questo corpo in cui, in Italia ancora un po' meno, ma in altre democrazie occidentali, sempre di più un individuo è al centro di una rete di prodotti e manufatti che vengono dalla propria corporalità: pezzi di organo, cellule bancate, sangue. Il sangue è interessante perché studi molto, diciamo, eleganti sui topi fatti qualche anno fa dimostrano che il sangue giovane ringiovanisce, cioè questa cosa un po' alchemica, che in realtà il sangue giovane, la sua componente liquida, quindi non le cellule che vi sono all'interno, ma la componente liquida, in qualche modo resetta l'età biologica del ricevente in cui lo si immette, dando naturalmente la stura a una serie di ipotesi su come potremmo usare un sangue giovane in un'epoca in cui dalla pelle riusciamo ormai, per esempio, a farci sangue. Sangue che mi potevo fare a 5 anni, che mi posso fare a 40, che mi posso fare a 60, eccetera, eccetera, eccetera. Spero di avervi dato un'idea, anche al di là dei dettagli, di questa, diciamo, transizione spazio-temporale, cioè di questo vivere in un'epoca in cui il carrello va avanti e indietro e attraversa allo stesso tempo vari palcoscenici, uno quello delle banche che magari vendono le mie cellule, incominciamo a mettere anche il capitale, il biocapitale, cioè incominciamo a vedere l'intersezione tra la finanziarizzazione dell'economia e il prendere a prestito dalla finanziarizzazione dell'economia gli strumenti e gli apparati concettuali per pensare alla digitalizzazione del vivente. E naturalmente tutto questo avviene, diciamo, e porta, e mi avvio verso la conclusione di questa prima parte di conversazione, verso un paio, diciamo, verso un concetto che secondo me si afferma sempre di più come modo di operarlo il carrello e di convivere con il fatto stesso di avercelo questo carrello nei modi diversi in cui naturalmente ciascuno di noi, e naturalmente comunque dobbiamo ricordare che abbiamo una prospettiva questa sera che si occupa del corpo nel mondo privilegiato, cioè del corpo in un mondo che queste cose si può permettere di pensarle, di finanziarle, di immaginarle a livello di immaginario collettivo. Evidentemente non tutti i mondi sono così, le sponde della Grecia e di Lampedusa sono comunque vicine a noi e accolgono corpi che, diciamo,
da ben altre configurazioni vengono e che a questi carrelli, diciamo, non hanno evidentemente avuto ancora l'ambizione di poter pensare. E diciamo, il punto che volevo farvi era il tema della reversibilità, che naturalmente è secondo me uno dei grandi modi di stare al mondo dei nostri tempi. L'idea di pensare che le cose siano tutto sommato quasi tutte reversibili. Mi colpiva una pubblicità che ho sentito ieri di una grande, diciamo, ditta di telefonia, in cui diciamo, il testimonial della pubblicità ci diceva tutto gioioso che finalmente non dobbiamo più scegliere, cioè che, diciamo, l'arrivo di, in quel caso era fondamentalmente una diciamo infinita scelta di canali televisivi su piattaforme di telefonia mobile, finalmente ci liberava dal dovere di scegliere, perché potevamo in qualsiasi momento muovere il carrello, potremmo dire adesso. Questo è interessante perché la reversibilità è il modo contemporaneo di pensare che tutto sommato, nel momento in cui il corpo è, diciamo, in tanti luoghi ed è potenzialmente in tanti posti, molte delle scelte che si fanno poi in qualche modo possono essere richiamate. Ricordo per esempio, e torno allo stimolo che, diciamo, di cui vi parlava il collega dell'intervista che c'era stamattina su Repubblica, perché ovviamente non l'avevamo preparato, ma sicuramente cade in qualche modo a fagiolo, come suol dirsi, che ieri l'autorità inglese che regola la ricerca sull'embriologia umana e sulla fecondazione in vitro è stato, diciamo, il primo ente regolatorio al mondo a dare il via libera alla modifica genetica di embrioni umani in un contesto di ricerca, ma che naturalmente ha, diciamo, rimesso nel discorso pubblico tutta una serie di interrogativi su che cosa vuol dire, dopo decenni in cui siamo stati in grado di leggere il nostro genoma, di riscriverlo e di scriverlo della nostra specie. E, diciamo, faccio parte di una serie di organismi internazionali che si sono occupati, tra le altre cose, anche di, diciamo, di pensare a la bioetica e più in generale alla biopolitica di queste tecniche, e ricordo che naturalmente in uno dei dibattiti il tema era che la stessa semplicità con cui si può fare questa operazione di modificare il genoma, che tanto, diciamo, dibattito solleva, si porta naturalmente dietro anche la possibilità che grazie a quella stessa semplicità si possa, diciamo, ritornare indietro. E quindi, non so, all'obiezione che faceva un collega di dire però poi questo figlio nasce e anche se tu gli hai cambiato il gene in positivo per una cosa buona, immagina che lui non voglia che ti dica quando se ne rende conto, diciamo, io avrei preferito, diciamo, essere concepito non in vitro con questa modificazione, anche se mi ha dato una cosa bella, ma avrei preferito essere concepito non in vitro al caso. E la risposta di alcuni è stata, cioè, beh, che problema c'è? Se lui, diciamo, si vuole togliere questa cosa che gli è stata data, la possiamo riportare indietro allo stadio, diciamo, precedente. Cioè, l'idea che naturalmente nel momento in cui la vita è fondamentalmente compresa a livello di fenomeno digitale, come tutti i fenomeni digitali, diventa un po' una playlist che tu quindi puoi sentire, puoi riavviare, puoi risentirla di nuovo, puoi risentirla in un contesto di altre canzoni, la puoi riavviare ad un certo punto, eccetera, eccetera, eccetera. Con l'idea, quindi, spero di avervi fornito un paio di stimoli su come, diciamo, un certo modo di sperimentare sulla vita, inclusa la vita umana, la rende, diciamo, analoga per certi versi e compatibile in maniere che sono sempre più, diciamo, corporali, sempre più carnali, quasi come alcune delle immagini di cui abbiamo avuto recentemente la suggestione, la rende compatibile, diciamo, con tutto il resto che sta avvenendo intorno a noi, che è fondamentalmente la digitalizzazione della nostra società. Ma che diciamo noi filosofi? Adesso tocca a me. Adesso tocca a me. Chiudere il cerchio. Ma io semplicemente propongo una lettura parallela, non una nessuna ambizione di mettere in questione cose troppo complesse. Diciamo che c'è anche un altro modo di vedere il corpo, ecco, no? Diciamo così. E questo è significativo perché la complessità del tema
Il corpo stesso è il tema più complesso che si possa immaginare, forse, il corpo umano, voglio dire, no? Forse suggerisce appunto la capacità elastica di guardare le cose da molti punti di vista, integrando, ove possibile, considerazioni. Cioè, ci sono pratiche di lavoro diverse, insomma, no? Che però si richiamano anche e che forse nel dialogo trovano un vantaggio reciproco o quantomeno delle aperture. E allora la prima cosa che io vorrei sottolineare, suggerire, vedete, a me non impressiona tanto che si dica che il corpo umano è ubiquo, diciamo così, sta da tante parti, nello spazio e nel tempo. Certo, è ovvio che non sono così ingenuo da non comprendere la potenzialità dei mezzi di cui disponiamo oggi e gli sviluppi sempre più vertiginosi. Certo, c'è una questione di quantità, c'è una questione di qualità, c'è una questione di massa, no? di investimento. Però al di là di tutto ciò, ma voi pensate che la prima volta che un suono vocale è stato una parola non sia già successo tutto? E questo è il punto, sul quale così poco si sa e si riflette, e così poco gli amici scienziati sono indotti dalla loro formazione a riflettere. Nel momento in cui la parola è detta all'altro ed è detta contemporaneamente a me, perché questa è la definizione rapida, insomma, che possiamo dare qui, della differenza tra il segno linguistico e il semplice gesto, nel momento in cui io dico che ho freddo a te e lo dico a me e rispondo io come rispondi tu, nel momento in cui dico tutti a casa e il gruppo va a casa e io col gruppo evidentemente, il mio corpo sta nella risposta di tutti. Il mio corpo è già completamente fuori e mi rimbalza dentro, acquisendo io un nuovo corpo, il corpo che sa che alla frase tutti a casa bisogna correre perché magari c'è un orso nei paraggi o cose di questo genere. Allora, se questo lo pensiamo bene, ma con calma, la fretta non è consigliera in filosofia, se ci riflettiamo bene, se per esempio proviamo a immaginare cosa succede a un bambino infante quando comincia per la prima volta ad acquisire le risposte comunitarie innescate dalla parola, per cui comincia a essere uno degli altri, uno di tutti, e tutti gli altri in lui. Se immaginiamo questa soglia straordinaria, no? Beh, non è che faccia grande impressione poi il fatto che noi appunto abbiamo parti del nostro corpo dappertutto, eccetera, eccetera. L'abbiamo sin dove la voce porta il messaggio. Ah, ma la voce ha portato ben presto il messaggio al di là del, diciamo, flatus vocis, del luogo nel quale ci si può ascoltare. Oh, sì. Già le maschere primordiali, già le maschere, qui gli artisti l'hanno capito benissimo, no? Già le maschere primordiali sono degli strumenti meravigliosi di potenziamento della voce attraverso i quali si ottiene un'espansione non solo della voce, naturalmente, perché mi torna indietro la maschera. Se avessimo tempo noi potremmo parlare della maschera sino a Pasqua e vedremmo lì tutti i problemi che qui sono emersi: la vita, la morte, il passato, il futuro, la tradizione, la novità, i fantasmi, il mio corpo come eredità del morto. Non c'è bisogno di arrivare alla biologia di oggi per comprendere che l'umano è fatto così, è fatto primordialmente così, e quello che succede non è che la continua esplosione del suo essere fatto così. A me viene da ridere quando si fanno quei ragionamenti, dice c'è l'uomo naturale, poi ci sono gli strumenti. Ma dov'è l'uomo naturale? Ma quando, se l'uomo parla non è già più naturale? Smettiamola con questa superstizione del simbionte. Dice c'è una parte naturale e una parte invece che è innaturale, e quando parla cosa fa?
è naturale. Quando dice io, quando dice io vorrei, quando dice io penso che, certo, poi gli scienziati delle volte dicono, anzi spesso purtroppo dicono, ma di questo sono responsabili i neuroni. No, un neurone non è responsabile. Ed è importante che, naturalmente, noi poveracci abbiamo solo le parole, non stiamo tanto male. E quindi, giustamente, se noi facciamo un errore su una formula ci viene detto che siamo degli asini e ce lo meritiamo. Ma le parole sono anche queste, uno strumento prezioso. Una scienza che dice che un neurone è responsabile pensa male, dice una sciocchezza e soprattutto mostra di avere, senza averci pensato, una visione delle cose assolutamente assurda, irrazionale e sbagliata. Cioè è catturato da un naturalismo ingenuo e insostenibile, soltanto che ci si rifletta un momento, perché un neurone non pensa e non è responsabile. E neanche una cellula. E allora come la mettiamo? E già questo sarebbe un lungo discorso che purtroppo non si fa, purtroppo si fa molto poco, se vogliamo dire così, perché siamo tutti presi, no? Noi meno, grazie a Dio, non contiamo niente, quindi siamo meno presi, abbiamo la fortuna di essere più liberi. Ma io capisco, lo scienziato ha un lavoro d'inferno, no? E meno male che lo fa, nell'interesse di tutti noi, per carità, non va mai dimenticato questo, no? Ma sostanzialmente, quando noi cogliamo nella voce, ho fatto questo esempio per dire in fretta, una soglia attraverso la quale quello che si ama dire il simbionte è già nato, perché l'uomo è, diciamo così, per intenderci, costitutivamente simbionte, cioè innaturale, anaturale, sviluppo extranaturale, chiamatelo come volete, ma certamente non è un corpo vivente biologico punto a capo, no? Questa è una nostra specializzazione, va benissimo, è un nostro lavoro, no? Quando poi immaginiamo che la questione non è solo la voce, ma dove si incarna la voce, cioè la potremmo chiamare la corsa dei supporti, tutto il nostro sapere è una corsa di supporti. Quando siamo arrivati a usare la corteccia per scrivere o il papiro, non siamo andati fuori del tempo ben altrimenti che la semplice voce. La voce poi si incarnava nella memoria, no? Nella poesia orale che si imparava a memoria, che gli aedi cantavano. Migliaia d'anni, ragazzi, abbiamo fatto con la sola voce, passandocelo da bocca a orecchio. Ma ve lo figurate quando abbiamo cominciato a scrivere? Ecco che la nostra vita e i nostri corpi si sono dilatati immensamente nello spazio e nel tempo, immensamente. Non avevamo bisogno di arrivare alle nozioni della biologia contemporanea per pensare questo. Ovviamente la biologia contemporanea fa ben altro, lo sappiamo bene. Ma non è di un altro ordine, mi spiego, non c'è da cadere in superstizioni, in timori o in eccessive speranze, anche per altro verso, no? Continua il nostro lavoro umano di estendere la comunicazione umana, se vogliamo dire così, ma è ben altro, oltre alla comunicazione, attraverso una infinità di supporti che hanno costituito l'accompagnamento, la modificazione, la strutturazione del nostro corpo. Ovviamente i supporti non sono soltanto per raccontarsi delle cose, i supporti sono gli strumenti di lavoro, ovviamente, è già. Continuamente, è già stato accennato prima, no? Molto bene, continuamente l'epigenetica, continuamente tutta la struttura interna e esterna del nostro corpo è modellata e riprogettata, diciamo così, sulla base del lavoro sociale, del lavoro che facciamo tutti insieme, a seconda di dove lo facciamo, come ce lo tramandiamo, e quindi le diete. Perché uno dice, ci hai messo il pacemaker, sì, il pacemaker, certo, c'hai un pezzo di cosa dentro il cuore, ho capito, ma quando mangi i cavolini di Bruxelles non prendi una cosa e la metti dentro? Questi filosofi, diciamo così, della Grecia antica l'avevano capito benissimo, quando mangi, a seconda di cosa mangi,
e ovviamente modifichi il tuo corpo e la tua anima, tutte e due, venendo dal lavoro, venendo dalla distribuzione dei prodotti, dalla loro conservazione, e non finisce più la cosa. Anzi, vi ricordo che un grande filosofo come Kant, nel suo tempo, ebbe il coraggio, e poi la pagò, di interpretare la famosa faccenda della mela di Eva in maniera antropologicamente creativa, dicendo: sì, vabbè, quella è una favola, è un bel racconto, ma molto interessante, perché sta dicendo che l'uomo è tra gli animali quello che ha potuto cambiare la dieta in una maniera così profonda da diventare onnivoro. Naturalmente i vari pastori protestanti non erano contenti e il re si arrabbiò ancora di più, ma aveva capito bene, cioè aveva capito che l'uomo non è legato, diciamo così, a degli istinti, non so come si debba dire, è sempre di fronte a un grande scienziato è meglio essere molto prudenti con le parole, ma certamente aveva capito che il corpo è una costruzione storico-sociale. Oh, l'ho detto. E continua a esserlo, no? E continua a esserlo, perché recepisce tutti questi strumenti meravigliosi di cui la scienza si dota e ci dota, ma li recepisce sempre come corpo storico, sociale, politico, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè con delle responsabilità, come dicevo prima, non di opposizione. Le opposizioni sono semplicemente ideologie molto pericolose, secondo me, no? Ideologie molto pericolose. Quello che fa la scienza è meraviglioso, no? Siamo tutti, dovremmo essere tutti copernicani, darwiniani, no? Se non lo so, non lo siamo, non lo siamo per partito preso. Diciamoci la verità, perché vogliamo difendere dei presupposti che ci piace di tenere fermi, che ci convincono per ragioni psicologiche, non lo so, io posso anche capire profondamente, no, il disagio che certe culture provano di fronte alla scienza moderna, perché la scienza moderna appunto ha fatto tabula rasa di questi pregiudizi a prioristici e ha detto: vediamo come si fa, vediamo dove si va, proviamo, il mondo è infinito, via sulle navi, filosofi, diceva Nietzsche, quindi via sulle navi, benissimo, io sono di quelli che amano le navi, però guardiamo la complessità del problema, cioè guardiamo il fatto che un taglio biologico, come un taglio psicologico, psicanalitico, come un taglio economico, come un taglio sociologico, sono tutte scritture, sono tutte pratiche di scrittura. Difatti di che cosa parliamo? Dell'elica che si può tagliare a un certo momento, si dice addirittura che si sostituisce una lettera con un'altra lettera, sono metafore non casuali, no? Perché noi non facciamo altro che ricostruire e come dire, riprogrammare il nostro corpo all'interno di un contesto sociale complesso, il quale non è scavalcabile, insomma, no? Non è scavalcabile, perché anche se in qualche modo le mie cellule possono essere riportate indietro, sono riportate indietro in un tempo che è andato avanti comunque, e io di quel tempo sono il vivente e non solo di quelle cellule, ho questa scrittura, certo, ho questa possibilità. Ne ho innumerevoli di possibilità, ma sempre in un legame fortissimo con i miei consoci, diciamo così, e con tutti i problemi che ci costituiscono come soggetti operativi e soggetti passivi, naturalmente. Allora, quello che mi colpisce moltissimo, se non sbaglio, se non è una mia ossessione personale e privata, è che mentre la scienza ci mette di fronte a questi scenari meravigliosi, sono meravigliosi, ma vi rendete conto che dove sono arrivati questi signori? Che cosa fanno? Fanno delle cose incredibili, no? Entusiasmanti. Non c'è un accompagnamento nella società civile e nella formazione generale della nostra cultura, della cultura di tutti noi, che sia all'altezza di queste cose, che dia a loro un contributo di cui hanno tanto bisogno, così come noi abbiamo tanto bisogno di loro per procedere nelle conoscenze. Ecco, questo non è assolutamente all'ordine del giorno, anzi all'ordine del giorno sono polemiche stupide, polemiche solo nocive, polemiche soltanto sulla base di pregiudizi ideologici, difese di interessi, difese di
vedute arcaiche, ormai contraddette dalla realtà delle cose, insomma, no? Contraddette da quello che ci ha insegnato la scienza naturale, ci ha insegnato la storia. Non si può andare in giro con i cartelli, come io ho letto in questi giorni, Dio lo vuole, se uno sconosce un po' la storia del cristianesimo, che si vergogna, se è un cattolico si vergogna di più, se è un cattolico intelligente e onesto, no? Ecco, abbiamo bisogno di un'integrazione, perché il controllo democratico del sapere, la diffusione democratica del sapere, esige dei supporti che non ci sono. Dovrebbe mettere in atto dei supporti formativi, dei supporti dialogici che non abbiamo. E si può anche capire, non è facile, no, costruirli in tempo reale, diciamo così, no? E cosa può dire il filosofo se non attenzione, attenzione, perché per esempio in Italia, ma è già successo all'estero, stanno levando la filosofia dalle scuole, cioè c'è questo progetto. Io non è che sia poi contrario a questo progetto, perché se penso a come talvolta viene insegnata la filosofia nelle scuole, penso che sia persino un bene. Però in linea generale non lo è. In linea generale vuol dire l'interesse è sempre più incentrato sulle competenze disciplinari particolari. Abbiamo bisogno di psicologi, abbiamo bisogno di antropologi, di biologi, di fisici, di chimici. E certo che ne abbiamo bisogno, ma la loro formazione unitaria, il loro rendersi conto che siamo in cammino da quella prima parola, e che quella prima parola ha scatenato un'ira di Dio di conseguenze, le quali non sono esauribili in nessuna specializzazione, ecco, questa preoccupazione, che poi è una preoccupazione politica sostanzialmente, non nel senso alto della parola, dove la affrontiamo? Certo, se uno pensa quali sono i politici che dovrebbero affrontarla, scusatemi, non ha più molte speranze. Ma comunque la vita si difende, quindi forse troveremo altre strade. Apriamo la discussione, per cui chiunque voglia intervenire per fare delle domande, per fare delle considerazioni e così via, è invitato a farlo. Grazie a tutti e due. Mi pare di aver inteso che Sini diceva che il pensiero non capisce la scienza. Lei cosa ne pensa? Perché da umile psicoanalista penso che più si dilata lo iato tra tecnè e psiche, più è complicato il vivere. Avevo avuto una lettura un po' diversa, diciamo, delle parole di Carlo Sini. Anzi, ma ritornerò, diciamo, a questo importante stimolo di psiche e tecnè, nel senso che lo volevo ringraziare perché mi stava molto a cuore questa, innanzitutto, una bellissima espressione, la corsa dei supporti, mi pare molto bella, specialmente in una relazione che si conclude dicendo che manca il supporto, cioè che avendo fatto questa corsa dei supporti poi manca il supporto, diciamo, dove questa interdisciplinarietà di sostanza e non di forma possa, diciamo, poi concretizzarsi, avendo contribuito, diciamo, tra le altre cose, a mettere anche su un programma dove invece noi volevamo fare esattamente, dove l'abbiamo fatta per anni, cioè nella platea uno dei più valenti ormai ex studenti, Luca Marelli, che viene appunto da questo dottorato in cui abbiamo integrato la componente biologica e la componente filosofica sociologica per fare in modo da creare quel supporto che altrimenti non ci sarebbe stato.
Quindi lo volevo ringraziare per la corsa dei supporti, per aver ricordato a tutti noi che quello che la biologia, in senso generale, la scienza sta facendo non è di altro ordine, che l'altro, diciamo, secondo me, cosa, diciamo, per noi ovvia, però insomma che è sempre importante da rimarcare, e da rimarcare con quel tipo di incisività che mi ha fatto ripensare a una, diciamo, uno dei nodi che affrontammo nel libro che scrisse e che presentammo qui ormai qualche anno fa con Erika Novotny, Il genio a nudo, in cui parlammo dello shock de Alten, cioè lo shock del vecchio, cioè di quando, diciamo, a confronto con delle cose che sembrano nuovissime, sembrano inedite, in realtà a guardarle bene si rintracciano delle continuità essenziali, direi proprio strutturanti, con quello che, come ci ricordava Carlosini, abbiamo in qualche modo sempre fatto. Mi stava molto a cuore naturalmente il tema della voce, anche perché ed è, diciamo, una delle sfide che abbiamo nel nostro laboratorio, che vi racconto, diciamo, giusto in un minuto perché vi fa capire, no, quanta è la compenetrazione di discipline e di saperi. Per esempio, le tecnologie di cui vi ho parlato prima consentono a noi e ad altri laboratori di affrontare l'autismo, e l'autismo è naturalmente anche questa grande, diciamo, malattia, ma questo aspetto della condizione umana che ha a che fare con la parola, ha a che fare con una difficoltà a lanciare i supporti e a capire quando il supporto è stato ricevuto e viene rilanciato, eccetera eccetera. E l'idea stessa, che semplicemente fino a qualche anno fa non si poteva concettualizzare, che un modo per pensare a una malattia di supporto fosse creare all'esterno da noi questo supporto di carne in cui indagare perché viene a mancare il supporto, è una sorta, diciamo, da un certo punto di vista di un cortocircuito, ma dall'altro, diciamo, è un cortocircuito che apre in realtà un circuito di conoscenza. Quindi, nel ringraziarlo per tutte queste cose, diciamo, volevo arrivare al, secondo me, poi quella che è la sfida, che forse ci porta anche al rapporto tra psiche e tecne, perché naturalmente se è vero che tutti noi, quando andiamo sotto la superficie, possiamo e veniamo condotti a fare l'esercizio che abbiamo appena ascoltato, arriviamo a quello shock de Alten, cioè quello shock di capire che tutto sommato stiamo rivivendo in maniere diverse, in declinazioni più potenti, con tecne sempre, diciamo, a una scala sempre maggiore, laddove si cambia la quantità e quindi cambia anche la qualità, e però, diciamo, rintracciamo queste continuità. Naturalmente il rischio qual è? Che ovviamente nessuno di noi vuole correre, perché lo intuiamo, è di dire che tutto sommato non è cambiato nulla, che tutto sommato, diciamo, è tutto sempre già visto, che naturalmente è un po', diciamo, un vezzo degli storici e non dei filosofi, perché naturalmente è un vezzo che è rischioso. Perché? Perché ci toglie potere conoscitivo e potere attoriale, nel senso potere di essere agenti che vogliono cambiare le cose, perché è ovvio che se uno si limita a dire, vabbè, ma tutto sommato le abbiamo già vissute queste cose, non sono poi nella sostanza troppo dissimili, eccetera eccetera eccetera, si potrebbe correre il rischio di dire, vabbè, allora, diciamo, andiamo avanti come se nulla fosse. Invece, secondo me, la sintesi e la sfida per tutti noi, per noi come analisti, ma poi per tutti noi che siamo analisti ma al contempo siamo cittadini e quindi si pongono il problema di come cambiare le cose, è invece di notare entro questo quadro concettuale che ci fa capire che stiamo sempre a lanciare i supporti e stiamo nella stessa corsa dei supporti, a vedere invece quegli smottamenti che in questo quadro succedono e che sono, diciamo, i momenti in cui si aprono grandi opportunità, ma naturalmente si possono aprire anche grandi questioni, per esempio di giustizia, di redistribuzione, eccetera eccetera eccetera. E sono quegli slittamenti, quegli smottamenti su cui, secondo me, ritorniamo a quello che lei chiamava lo iato tra psiche e tecne, dove l'unica cosa che mi sentirei dire su quello è che, più che dire che il pensiero non capisce la scienza, che in qualche modo crea una asimmetria tra, diciamo, un mondo del pensiero, ma che poi uno potrebbe dire il mondo della società e la scienza, diciamo, ed è uno dei modi che sono stati usati soprattutto negli ultimi decenni per creare, quindi cristallizzare, dicotomie
la scienza da una parte, la società dall'altra, i politici e la scienza, i filosofi e la scienza, credo che più che pensare quindi al pensiero che non capisce la scienza, credo invece sia più fecondo pensare alla necessità di avere un supporto che consenta queste traduzioni, e soprattutto un supporto in cui il lavoro del traduttore sia ben remunerato, non nel senso economico necessariamente, ma remunerato nel senso, diciamo, che a queste traduzioni venga dato il valore che merita. Ecco. Dunque, la parola greca tecne, non so perché voi dite tecne, è tecne. Tecne. No, ma è un uso diffuso, eh? Sì, sì. È un francesismo. Vabbè, vuol dire arte, no? Ora, è l'arte per antonomasia quella di essere umani, e direi giustissima questa precisazione. Quando si è passati dal mondo della oralità al mondo della scrittura alfabetica, perché poi si è passati per tante fasi di scritture non alfabetiche, ma la scrittura alfabetica è stata una rivoluzione straordinaria, grandiosa, una delle più grandi dell'umanità, è cambiato il mondo e l'essere umano, sono cambiate tantissime cose, quindi abbiamo delle germinazioni possibili, ma poi quando cambia il supporto in maniera così radicale, cambia anche la natura umana, nel senso della storia della natura umana. Non ci sono mai stati uomini razionali prima della scrittura alfabetica, ci sono stati uomini di altro genere, uomini che erano legati alla profezia, uomini che erano legati al sacrificio rituale, con mondi meravigliosi, per carità. Ma certo, sono morti quei mondi, no? E quanto ancora sulla Terra c'è il residuo di questi mondi, non reggono i nuovi supporti, perché i nuovi supporti ricreano, attraverso quella originaria possibilità infinita che è dell'uomo, appunto, della natura umana, di avere di fronte a sé copernicanamente la infinita possibilità, l'infinita arte di diventare umano, di non esserlo già, di diventarlo. Quando cambiano questi supporti cambia tantissimo, no? Si entra in situazioni, in periodi anche molto tumultuosi, e si perdono tante cose, altre cose si traducono nel nuovo supporto. Tutta l'oralità, tutto Omero è stato tradotto nel nuovo supporto, i poemi omerici, e poi erano tantissimi i poemi prima di questi due salvati dalla scrittura, ma trasfigurati immediatamente, non sono stati più quello che erano prima, che nessuno di noi può immaginarli se non vagamente. Quindi c'è una storia che mostra la continuità in enormi evoluzioni e trasformazioni e differenze. Oggi la scrittura biologica, caspita, ma è una cosa grandiosa. Noi dobbiamo fronteggiare un mondo che sta scomparendo per un altro mondo che sta emergendo, con possibilità meravigliose, straordinarie, ma certamente anche con conflitti, con situazioni problematiche, con luoghi in cui non siamo ancora all'altezza di mettere, di portare, diciamo così, dicevano i romani, gli impedimenta, no? Quando avanza l'esercito bisogna portare anche gli impedimenta, perché se tu non porti i carriaggi eccetera non si magna, e allora i soldati muoiono sulle trincee. Bisogna portare avanti il tutto insieme, no? Quindi non va assolutamente svalutata o abbassata la soglia della novità che ci interpella con queste nuove frontiere, chiamiamole così, appunto, della psicanalisi, come le loro, le frontiere di Freud. Ma quando Freud ha cominciato a dire le sue cose, il nostro modo di guardarci, di considerarci, di saperci e quindi di essere è profondamente cambiato. Ecco, il problema appunto è di non correre, sono d'accordo, il problema soprattutto è di oculatamente intervenire sul piano delle risorse, soprattutto finanziarie, perché senza di quelle la ricerca non si fa, e non pensare che le finanze debbano andare soltanto là dove si possono fare brevetti, dove si possono accumulare, diciamo così, capitali. E questo è inevitabile, certamente questo ci vuole anche, perché sennò come si fa, no? Bisogna investire sulla ricerca, no? Quindi bisogna scommettere sulla ricerca, ma forse questo il privato non lo può fare. Bisogna scommettere anche su queste sorte di interazioni e di prese di coscienza e di riflessioni attraverso strumenti anche nuovi, perché la vecchia struttura universitaria non regge più questo tipo di... Ecco, diceva Keynes, no, il grande economista, una cosa molto giusta, che io trovo purtroppo disattesa.
dove il privato non ha interesse a intervenire, intervenga il pubblico, lo Stato. Perché certamente il privato ha interesse a investire il denaro in una ricerca che gli deve far tornare indietro il denaro, se no non lo fa. E noi abbiamo interesse che lo faccia, no? Quindi che è molto virtuoso se lo fa, e se scommette è un suo modo di essere un buon cittadino. Ma certamente non si metterà mai a scommettere su una nuova formazione di tipo alto universitario, poi anche non soltanto alto, perché questo non lo può fare un privato, questo lo deve fare lo Stato, mentre lo Stato non lo sta facendo. In Italia in maniera particolare scommette su, diciamo così, una specializzazione per il lavoro già dalle scuole secondarie, che è demenziale, che è il contrario dell'interesse che abbiamo tutti. È inutile a scuola andare a imparare quello che si può imparare anche fuori. I colleghi che portano le canzonette in classe, ma vergognate, le canzonette ne sanno di più i vostri studenti e non hanno nessun bisogno di voi che fate gli amiconi, no? E perdete tempo a portare in classe i cantautori, ma portate in classe Beethoven, Bach, perché quelli lì formano, no? Perché quelli non sono facili da trovare fuori, costano troppo per i nostri giovani. Faccio un esempio tra i mille che si... Ecco, io mi lamento della mancanza di una coscienza politica, di una responsabilità politica a livello di formazione del cittadino in senso universale, globale, diciamo così. Sì, mi chiamo Stefano. Dalla domanda iniziale sui luoghi plurimi in cui il corpo si dissemina con considerazioni complesse sull'intelligenza artificiale e sul desiderio di proiettare i prodotti della nostra conoscenza sulle reti social e place to be, mi chiedo e chiedo, in una concezione olistica, se anche la cura del declino cognitivo può essere distribuita in comunità terapeutiche di accoglienza. Ecco. La scuola è una comunità terapeutica. Anche quello dovrebbe essere. Ma non so, semplicemente si potrebbe dire questo, che noi abbiamo sempre un po' la tendenza a pensare che viviamo in una società priva di valori, decadente, appiattita, eccetera, eccetera. Rispetto a epoche passate dove invece sì c'erano i valori, basta studiare la storia per accorgerci che sarebbe un grosso errore pensare in questo modo. A proposito di quest'ultima domanda, non so, le comunità terapeutiche ce ne sono un sacco in giro, funzionano bene, funzionano male, ma ce ne sono. Oggi come oggi il disagio psichico è curato molto di più di quanto non avvenisse nei tempi passati, no? Quindi questo mi sembra importante ribadirlo. Noi ci lamentiamo sempre, però dobbiamo anche apprezzare quello che la società nella quale siamo è in grado di fornire, per esempio per quanto riguarda il disagio psichico e le comunità terapeutiche. Ma si può venire qua oppure? No, è meglio venire qua perché se no non sentono là in fondo. Ma lui ha una voce potente. Ah, vabbè, sì. Ecco, al professor scienziato. Quindi mi piace molto questa fotografia. Io, per esempio, aggiungerei ancora la bocca e l'occhio, perché questa parla anche e vede, oltre a sentire. Ecco, due domande al professore. Come si fa un bambino in provetta rimandarlo indietro se non vuole dire ma io voglio essere nato da mamma e papà? Quindi come fa? Lei ha detto prima, lo rimandiamo indietro. Come fa? Primo appunto. Poi la meccanica quantistica mi dice che la più piccola particella è vuota. Mi sa dire il perché? Grazie. Io la so, Ma che bello che sei lei. Forse non ci siamo capiti, diciamo, sul bambino e sulla reversibilità. Nel senso che ovviamente non intendevo dire che si può rendere reversibile un bambino. Quello che avevo detto, e che ripeto, è che una, diciamo,
tendenza, un modo, diciamo, che direi molto contemporaneo, anche se non solo contemporaneo, di avere a che fare con la tecne, è quello di pensare che la tecne ci fa fare sempre più cose, ma anche sempre più cose che possiamo poi richiamare indietro in vari modi. E questo naturalmente è anche un grande tentativo di addomesticarla, la tecne, perché naturalmente se io fossi consapevole dell'assoluta irreversibilità di qualche cosa, magari avrei un po' di dubbi prima di farla. Naturalmente possiamo convenire sul fatto che la reversibilità è per definizione grande finzione, ma come dice per esempio Yaron Ezrahi, grande filosofo della politica, ci sono finzioni necessarie soprattutto nella politica, cioè ci sono, diciamo, modi di fingere in senso collettivo per creare delle narrazioni condivise, e sono, diciamo, le necessary political fictions a cui lui si riferisce. Per ritornare al bambino, quello che volevo dire è che nel momento in cui diciamo, c'è un dibattito molto acceso sulla possibilità che per esempio si possa intervenire su un embrione umano, come, diciamo, le tecniche di cui si parlava oggi e ieri sui giornali potrebbero consentire di fare in tempi abbastanza rapidi, per esempio per dotare il nascituro del gene che noi conosciamo ormai abbastanza bene, che rende resistente alle infezioni da HIV. È verosimile pensare che molti genitori, potendolo fare sapendo che il rischio è, diciamo, paragonabile, che questo voglia dire, al, diciamo, tra virgolette, rischio di una gravidanza naturale, posti di fronte alla scelta, potendoselo permettere, potrebbero dire: sì, a mio figlio vorrei dare il gene che lo rende resistente all'HIV, un gene che già c'è nella popolazione umana, ma c'è in pochissimi individui. E se io potessi scegliere di darlo a mio figlio, potrei dire di sì. Allora, la domanda che veniva posta da uno dei colleghi era: e che succede se questo ragazzo cresce o questa ragazza cresce, e pur capendo che questo atto, diciamo, di ingegnerizzazione è stato fatto assolutamente a fin di bene e che filosoficamente potrebbe essere equiparato al fatto di mandare la persona a studiare in una scuola migliore o a darle l'educazione musicale più ampia, eccetera, 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 detto questo, la persona dice: però io avrei preferito invece non averla questa variante genica che mi avete, diciamo, dato, avrei preferito essere frutto solo del caso, che questo voglia dire. La risposta di un altro collega fu: non c'è problema, se lui, diciamo, ai suoi figli non la vuole passare, diciamo, questa, diciamo, dotazione frutto del laboratorio, con la stessa semplicità con cui gliela si è data, con la stessa semplicità gliela si toglie per le successive generazioni. Cioè, a dire, era un esempio per dire che l'idea, diciamo, della reversibilità come modo, diciamo, di interpretare la tecne e quindi di far muovere il carrello avanti e indietro è uno dei modi con cui delle comunità politiche, di fronte a temi controversi, cercano, diciamo, di addomesticarle. Quindi non era, diciamo, il tentativo di far ritornare indietro il bambino, era, diciamo, un esempio su un particolare aspetto della reversibilità. La seconda domanda, esula, diciamo, da quello. Non vedo francamente come possa essere attinente a quello che stiamo discutendo, ma le rivolgo a lei, cioè perché pensa che sia rilevante, diciamo, il vuoto della particella per... È molto rilevante. Ci dica. Vedi, la scienza non studia perché vuota la particella. Ma per quello che stiamo dicendo... Vedi, che non arriva, eppure è facile... Sì, però questa non è un'interrogazione, è un dibattito sul corpo. Cioè, ci deve dire, diciamo, per questo dove ci... cioè, ecco l'orecchio e la bocca. Ma vedere quell'infinitamente piccolo. Io sono vuota, però questa particella mia, sì, dice che è vuota allo scienziato. Ecco, la domanda è: perché dice questo che è vuota? Da chi viene riempita? È facile... Ma dove ci porta questo in un discorso sul corpo? Ce lo dica, ci illumini. No, ma Aristotele dice che il vuoto non c'è. Invece la scienza dice. Ma è un altro vuoto. È un altro vuoto. È un altro vuoto. Piccola particella della materia è vuota. Ma dipende se uno ragiona per onde o per particelle. Quindi è chiaro che se ragiona per onde non ha più... No, quando la scala si approfonda a questo livello, il corpo, diciamo, dove lo mettiamo? Perché, diciamo, non c'è più.
l'importanza dello scegliere la scala di un'argomentazione, sempre certo. Quella di mantenersi alla scala che ci aiuta a mettere in luce il tema di cui, no, stiamo dibattendo, in questo caso il corpo. No, io non ho capito questa cosa però che diceva lei del bambino che dice io volevo i genitori, ma allora a questo punto va avanti e dice per esempio non volevo questa mamma, per esempio non volevo questo papà, perché mia mamma si è preso quel papà coglione, porca Eva, capisce, non andiamo bene. C'è un signore, forse è meglio. Beh, delle relazioni imponenti, diciamo, per i problemi che hanno posto. Ma c'è il problema dei problemi, mi pare che sia emerso a cavallo tra il discorso del professor Sini e il discorso dello scienziato Testa, e che è il tema della irreversibilità o reversibilità, che poi in termini filosofici, non so se sei d'accordo, è il tema del mutamento e della permanenza. Allora, nell'analisi che tu hai fatto, ed è stato, mi pare, molto pertinente affermare che il corpo è una costruzione storico-sociale, nell'analisi che tu hai fatto però resta come punto fermo che qualcosa permanga in questa costruzione storico-sociale, che cioè oltre al mutamento ci sia la permanenza. Ecco, ma spingendo il discorso un po' più avanti, possiamo essere sicuri che qualcosa permanga? Quello che tu hai detto intorno ai supporti, che diventano sempre più importi, ecco, uso questo termine per dare l'idea, ecco, non può condurre ad un vero e proprio rovesciamento, per cui è il corpo a diventare supporto di ciò che prima era il supporto, cioè il corpo diventa il supporto che serve al supporto, il quale produce il corpo, che quindi diventa materiale di produzione per il supporto. Già oggi molto spesso io mi chiedo se qualche volta non sono lo strumento del computer o della digitalizzazione, sono io lo strumento, non è lui il mio strumento. E allora questo può avvenire, e che cosa esclude in assoluto che ciò possa avvenire? Tutti abbiamo letto Günther Anders a suo tempo, il quale diceva il pericolo, tra virgolette, per essere molto sommario, è che sia la tecne a produrre la physis. Finora la tecne è stato un braccio della physis, più o meno storicizzata, voglio dire, non la physis come qualcosa di immobile, ma se si rovescia il rapporto e quindi è la tecne a produrre la physis, beh, allora quella permanenza, che poi è il toti en enai di Aristotele, no? Quella permanenza continuerà a permanere oppure ecco, mi fermo qui, oppure l'impermanenza. Allora, sulla permanenza non c'è verso, cari amici. Ma perché mai si pensa che ciò che può fare la tecne, che non esiste perché è sempre un'azione umana, no? Non è già operante quando io nasco e vengo assegnato ad una tecne linguistica precisa? Non sono già stato catturato da una lingua, sono il figlio di Tatanka Yotanka, non so, e quindi sono un piccolo indiano, come sono belli i bisonti. Sono già stato modellato da un di fuori, che è una tecne che abbiamo costruito insieme, che tutti, come dire, ci
collega in un corpo comunitario del quale io sono il primo a essere il soggetto subente. Poi posso un po' alla volta diventare attivo dentro questo corpo, certo, ma questo va sempre così. Perché pensare che la biologia non sia essa stessa un prodotto sociale? E questa è la follia. Non c'è la tecnica da una parte e la physis dall'altra parte. La physis umana, se parliamo di physis umana, è tecnica, è da sempre tecnica. Certo, le soglie sono diverse, ma è sempre quello il problema, cioè di come il sapere comunitario modella l'individuo e lo fa crescere dandogli un corpo, un'anima, una tradizione, una lingua. E questo è l'elemento di costanza che è nella sua sovrana dissolvenza, cioè è permanente la sua impermanenza. Quindi niente rimane, nel senso che rimane quella cosa lì, rimane questa avventura. Ma certamente quello che si diceva davanti alle porte scee, nessuno di noi lo sa più, lo potrà mai sapere, lo potrà mai immaginare, perché quello è morto. Ma anche quello che diceva il mio Trisavolo, che non so neanche chi è morto, non c'è più. Ma certamente da lui si è mosso qualche cosa, per cui sono qui anch'io che parlo del mio Trisavolo, no? Quindi questo si trasmette, la perenne impermanenza della permanente impermanenza dell'avventura umana, la quale è istitutivamente tecnica. Gli antichi miti l'avevano capito, no? Gli antichi miti a loro modo l'avevano detto: io ho mangiato dal frutto del bene e del male, quindi devo costruirmelo da me. Che so io, i neoplatonici fiorentini, Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, le avevano dette chiaramente queste cose: l'essere umano non è né un bruto né un angelo, non è né un animale né un essere spirituale senza corpo. Quindi dove stare è affidato a lui, al suo lavoro. Deve farsela lui la sua casa, deve farselo lui il suo corpo, deve farsela lui la sua permanenza. Impermanente, certo, impermanente, perché non è un bruto e non è un angelo, no? Ma ha sempre da aver da essere il suo che c'è. Noi di queste formulette in filosofia ne abbiamo tante, sai. Però, insomma, dicono una cosa precisa: smettiamola di pensare che la scienza sia a contatto con la natura in sé. La scienza è un progetto sociale sulla base di supporti ovviamente umani, sociali, lavorativi. Senza il lavoro complessivo dove sarebbe la scienza? Tutto ciò di cui si serve la scienza è lavoro umano, no? Ma dai primordi, da quando scheggiavano la pietra, che hanno cominciato prima degli uomini a scheggiare la pietra e a modificare le mani, a modificare l'occhio, a modificare il cervello e le concamerazioni cerebrali. Ma è questa storia che dobbiamo metterci in testa, uscendo dalle superstizioni. Che ci sia una continuità, che non ci sia una continuità, c'è quello che c'è, signori, cioè quello che facciamo, e quello che facciamo è quello che possiamo fare, ben inteso, non possiamo fare tutto, no? Abbiamo a disposizione e possiamo trasformare i supporti, come si diceva insieme. È un grande lavoro, ma certamente non dipende dalla nostra buona volontà e nemmeno, io credo, alla fine dalla nostra genialità. Dipende dall'intersecarsi del lavoro di tutte le persone che sono al mondo, che a un certo punto creano delle possibilità che noi vediamo, che prima non potevamo vedere, che adesso sono alla mano, non appena succede qualche cosa. Ma questo succede nella vita di tutti, no? Ci alziamo al mattino tutti i giorni, pensiamo che vada esattamente come il giorno prima, non va mai esattamente come il giorno prima, e questo in tanti sensi, no? Che noi abbiamo da rielaborare. E si dice: cresciamo in esperienza, no? Certo, certo. Intanto ringrazio i relatori di questa interessantissima serata. Devo dire che mi ha fatto molto piacere sentire il professor Sini, che richiama all'importanza della filosofia. Sarà perché vengo da filosofia, perché sono stata una sua allieva, forse lui non se lo ricorderà, ma io me lo ricordo bene, ma ritengo veramente molto importante questo. Ma la domanda che io volevo porre, lo volevo porre all'interno del ruolo di psicanalista, cioè io sento molto importante il tema del tempo. Noi psicanalisti lavoriamo sull'andare indietro nel presente per costruire un futuro nuovo. Ma in questo momento storico, in cui siamo veramente
io direi surriscaldati da una serie di informazioni. Il tempo del sapere viene a mancare, cioè non c'è, c'è un oiato, come forse storicamente non c'è mai stato, fra la quantità infinita di cambiamenti che sono avvenuti nei termini della scienza, della tecnica, e il tempo per poterli assorbire su un piano umano e che diventino sapienza. E allora mi interrogavo se tutta la difficoltà e la patologia con cui noi oggi ci veniamo a confrontare è una patologia di senso di inadeguatezza. Perché non facciamo in tempo a, come dire, rendere nostri, a sentire che quello che viene scoperto a livello scientifico è qualche cosa di cui noi possiamo fruire capendo quello che stiamo facendo. Ecco, questo io credo. Allora stavo pensando, forse un po' fantasiosamente, se il nostro lavoro psicanalitico non debba dare ancora più importanza al tempo di apprendimento del vivere secondo nuove tecniche che cambiano in continuazione, e che questo possa essere anche un lavoro preventivo che noi facciamo rispetto al darci ragione che se ci sentiamo inadeguati è anche giusto, non dobbiamo sentirci con tutte queste richieste di perfezione, di essere, di capire tutto, il tutto subito, il tutto è un corno subito, io non ci sto dietro, cioè anche se i miei nipotini mi dicono nonna non capace, hanno ragione, ma pazienza, loro sono più veloci su altre cose, ma io posso ancora dire delle cose a loro, ecco, e c'è bisogno di questo continuo scambio. Ho paura, sì, ho una paura tremenda, per quello che mi sono fatta la permanente, come hai detto tu, sul permanente. No, volevo porre, perché credo che noi come psicoanalisti siamo molto interrogati su questa difficoltà delle nuove generazioni e delle vecchie anche, che però sono ancora vive, capaci e con le loro conoscenze e sapienze, fra virgolette, di questo modello di integrazione che è molto difficile. Beppe, vuoi dire tu qualcosa? Ma volevo riagganciarmi un attimo a quello che diceva adesso la Silvia Corbell. A proposito di supporti, no? E di bambini, l'altro giorno ero in farmacia che dovevo comprare una roba, e intanto che ero lì in coda e aspettavo c'era una mamma, una giovane mamma con un bambino, ma piccolo, avrà avuto meno di 2 anni, sul passeggino col ciuccio in bocca, tutto imbacuccato, con in mano un tablet, e si vedeva questo ditino che toccava questo tablet, lo spostava, le immagini si muovevano, si sentivano alcune musichette, eccetera, eccetera. Tutto intento a questa cosa. Allora, c'era una coda lunga e lui è stato buonissimo per tutto il tempo. Dico, se non avesse avuto quel tablet avrebbe cominciato a piangere, prendermi in braccio, invece col tablet stava perfettamente. Però mi veniva da pensare, ma in fondo questo bambino era in farmacia con la mamma, ma avrebbe potuto essere anche nel deserto del Sahara, in un'oasi, oppure che so io, in Tibet, o da qualsiasi altra parte, oppure una strada di New York, e per lui era esattamente la stessa cosa, lui era dentro quello che stava facendo questo tipo di gioco. Allora osservavo anche le impressioni degli altri che lo guardavano, c'erano alcuni che sorridevano perché era molto carino, altri che guardavano la cosa come scandalizzati, come dire, ma dove andremo a finire, se questo qui cosa diventerà, no? Diventa un dipendente digitale ancora in età giovanissima. Ecco, questo è un problema con il quale mi confronto frequentemente, occupandomi particolarmente di adolescenti, perché c'è tutto il problema, per esempio, della dipendenza dai telefonini, dai computer e così via, no? Che crea dei conflitti con i genitori che sono addirittura sanguinosi a volte, no? Recentemente ho avuto a che fare con addirittura l'accoltellamento di un computer, no? Cioè, ma perché, qual è sostanzialmente lo scontro che avviene? Cioè i genitori, ma tutti quelli insomma delle vecchie generazioni, tendono a vedere, a demonizzare molto questa faccenda, no? Cioè tendono a vedere questa dipendenza come una patologia. Ora, indubbiamente è vero che ci sono delle forme patologiche, no? Quelli, c'è anche questo nome giapponese, adesso non mi ricordo più come si dice, cioè di quelli che si chiudono dentro in una stanza e
non escono più da questa stanza, non vanno a scuola, non lavorano, non fanno assolutamente niente, stanno tutto il tempo in contatto con altri che sono come loro, facendo giochi, comunicandosi e via dicendo, cioè una vita da asceti, no? Come una volta c'erano i monaci eremiti che si loro sono degli eremiti informatici, potremmo dire, che vivono con, in questo senso il computer e le connessioni digitali diventano un supporto totale, cioè non c'è più il corpo scompare, cioè il loro corpo è il computer, come prima è stato detto. In questo caso non c'è più quasi, c'è una identificazione con lo strumento. Ma è vero? Io non credo tanto a una visione di questo genere qua, tendo a essere un po' più ottimista, cioè questo bambino che giocava con il tablet, a guardarlo in faccia faceva una grande tenerezza, era molto simpatico, perché ogni tanto lanciava dei gridolini, ogni tanto aggrottava un po' la fronte, cioè lui stava usando questo come una volta uno poteva usare una fiaba, poteva usare un pupazzo, poteva usare un oggetto transizionale. Diciamo, il tablet per lui era un oggetto transizionale tecnologico particolarmente evoluto rispetto a quelli di cui parlava Winnicott, rispetto alla copertina di Linus, no? A parte il fatto che adesso ci saranno anche delle copertine digitalizzate con cui ci si può connettere con internet e così via. Ecco, allora, riprendendo un po' quello che si diceva prima, questi nuovi strumenti di comunicazione portano con sé, come è sempre successo nella storia della scienza e della tecnologia, il bene ed il male. Cioè, certamente possono portare delle nuove patologie di cui parlano tutti i rotocalchi come se fosse una cosa spaventosa e terribile, per cui appunto genitori che si preoccupano eccessivamente del fatto che i loro figli passino delle ore al computer o col telefonino. Ho potuto vedere e constatare che l'evoluzione di queste persone non è affatto negativa, tranne in casi particolari che se non avessero avuto il computer o il telefonino avrebbero usato degli altri strumenti. Quindi questa evoluzione tecnologica porta sicuramente degli aspetti positivi e degli aspetti negativi, cioè arricchisce il linguaggio, come se la voce di cui si parlava prima diventasse sempre più complessa, sempre più profonda, sempre più capace di esprimere cose sempre più grandi, potremmo dire. E naturalmente insieme porta anche delle patologie, porta anche dei grandi limiti, ma è come se si fosse l'estensione di un territorio. La nostra conoscenza si estende come un grande territorio, no? Ma questo territorio confina sempre con l'ignoto, non lo potrà mai colonizzare in modo assoluto, cioè si sposta più avanti ma l'ignoto c'è sempre, cioè l'altro. E quindi anche questo bambino che giocava col tablet rappresenta questo: sono nuove forme di gioco, nuove forme di conoscenza e di uso del corpo e dei supporti del corpo, come ce ne sono stati tanti in passato, che offrono delle possibilità straordinarie, molto grandi, no, rispetto ad un passato, insieme anche a delle possibili patologie. Due domande se hanno senso. Qual è il ruolo del corpo sui sentimenti? È possibile pensare a dei sentimenti dematerializzati in mancanza del corpo? E l'altra domanda è la tecne, che ha influenza, o che normalmente viene associata alla razionalità, ha influenza anche sui sentimenti? Cioè, la parte emotiva dell'uomo è modificata dalla tecne? È una domanda infinita. Io le rispondo invitandolo a vedere un film. Non so se lo conosce, è Her di Spike Jonze, tra l'altro un film premiatissimo soprattutto per la sua sceneggiatura originale, dove racconta proprio e cerca di dare spiegazione proprio di quello che lei chiede. E adesso, in un futuro a noi abbastanza vicino, c'è una tecnologia così avanzata, e questa
è una fantasia che non solo nella letteratura, ma che ha attraversato la cultura occidentale da Samuel Butler in poi, del computer dotato di pensiero e di sentimenti. Tutto il film si gioca su questa relazione del senza corpo con una voce, che è un computer, voce di Scarlett Johansson, quindi chi la conosce si fa anche le fantasie di corpo, ed è un'ipotesi di un senza corpo e le emozioni tecnologiche senza corpo. Io però non sono d'accordo su questo e sono molto in linea con quello che diceva Pellizzari, cioè penso che più si mette il corpo fuori, più la scienza mette il corpo fuori, più c'è un eccesso di corpo. Il corpo sul, come dite voi genetisti, illness invadition, no? Non è una definizione. La malattia nel piattino, no? Dove, nei terreni di, adesso mi perdonerà se non uso il termine corretto, scientificamente corretto, nel piattino dei terreni di coltura. Ecco, più io credo che ci sia un eccesso di corpo e ne approfitto per fare un'ultima domanda sia allo scienziato sia al filosofo. E una domanda molto banale, questo che si collega anche con il quesito della collega psicoanalista che parlava dei tempi, che non c'è tempo, dei tempi accelerati. Quello che certamente stiamo vedendo è che i tempi storici, i tempi biologici si appiattiscono sempre di più sui tempi storici. Queste vertiginose, la vertiginosa corsa della tecnologia, mentre prima c'era bisogno di tempo molto lungo per trasformare la biologia, adesso i tempi sono più appiattiti i tempi storici e i tempi biologici sono molto più vicini. Che ne sarà del corpo? Ma non saprei francamente se sottoscrivere pienamente l'idea che il tempo biologico si appiattisce sul tempo storico, perché tutto dipende da che cosa intendiamo con appiattirsi e che cosa veramente intendiamo poi con tempo biologico, perché i nuovi tempi biologici stanno anche aprendo dei nuovi tempi storici. Nel senso che, per esempio, nelle nostre biografie, pezzi di vita che vengono reinventati e che si impongono sulla ribalta storica modificandola necessariamente. E voglio dire, se facciamo sempre tesoro, un po' di quello di cui ha parlato di nuovo prima Carlo Sini, che fondamentalmente io interpreto come un richiamo a ripensare sempre la natura e soprattutto il naturale come punto di arrivo molto più che come punto di partenza, e questo vale sia dal punto di vista epistemologico, a maggior ragione oggi che il nostro sguardo si fa così straordinariamente preciso, ma quindi anche così frammentato, ma tanto più vale dal punto di vista politico, cioè quello che conta come naturale, come natura, come tempo biologico, è il punto di arrivo di quello che una certa collettività in un certo momento storico, che non può che essere storico, decide di attribuire come il tempo biologico del naturale. Quindi in realtà io ci terrei a uscire da questa dicotomia tra tempo biologico e tempo storico, proprio come segno e in qualche modo come supporto che possiamo lasciare al nostro pubblico della serata, cioè l'idea che invece di uscire da qui pensando a una dicotomia tra tempo biologico e tempo storico, si pensi invece a una compenetrazione, è una coproduzione in cui l'uno fa l'altro e viceversa, perché non potrebbe essere altrimenti. E quindi che cosa, per chiudere la sua domanda, ovviamente che
come lei stessa ha detto prima, è una domanda, ma più che impegnativa, diciamo, una domanda, diciamo, su cui potremmo e molto, diciamo, piacevolmente, diciamo, discutere all'infinito, che cosa resta del corpo, no? E volevo riprendere resta del corpo. E all'inizio lei aveva quella citazione anche molto cruda, no? Diciamo, più c'è sapienza, più c'è dolore, ora più c'è scienza, più c'è dolore. Esatto. Io quando lei l'aveva proiettata, diciamo, mi è venuta in mente un'altra che si collega, credo, a quello che ci spronava la psicanalista che ha fatto l'intervento qualche minuto fa, e cioè la domanda di Eliot: dov'è la sapienza che abbiamo perso nella conoscenza, dov'è la conoscenza che abbiamo perso nell'informazione? Perché poste le continuità su cui giustamente Carlo Sini ci allertava, questa, diciamo, del progressivo slittamento di sapienza in conoscenza e in informazione è, secondo me, invece uno scarto, cioè un salto talmente quantitativo da forse essere un pochettino qualitativo, che è del nostro tempo, e lo è per una serie, diciamo, di sviluppi che non sono solamente della tecne, e che quindi comunque sono sviluppi inequivocabilmente storici, che hanno a che fare con un modo digitale di stare al mondo e con quella che Nick Rose, nella sua politica della vita in sé o della vita stessa, definiva una nuova ontologia delle superfici rispetto a un'ontologia delle profondità, e che di nuovo ci porta a ripensare l'anatomia, lei diceva all'inizio, il luogo della malattia, come luogo che, diciamo, lungi dall'essere solamente l'organo e l'organo dentro quel corpo, si fa luogo manifestato, digitalizzato, scambiato, archiviato, comparato, grazie, diciamo, a questa grande epistemologia che però... Esatto. Quindi, diciamo, sull'eccesso di corpo, che è una nozione interessante perché parla della pervasività di questa corporalità digitale che tutto riesce a permeare, la domanda, diciamo, che cosa resterà del corpo, magari la girerei in come resterà il corpo, cioè attraverso quali modalità. Professore. Ma secondo me voi state parlando della trasformazione progressiva, idealmente infinita o totalizzante, quando si arriva alla natura. Sono molto d'accordo adesso su tutto quello che ha detto il mio collega scienziato. Si arriva allo spirito, cioè il corpo è la realizzazione progressiva dello spirito, nel senso dell'operare di tutti e di ciascuno, cioè nel senso di una coscienza comunitaria, no? Di una coscienza sempre più ampia. D'altronde già l'aveva detto Epicuro molto bene, no? Il problema dell'uomo è che l'uomo non soffre solo adesso per quello che gli succede adesso, ma soffre anche, guarda te, per quello che è successo e non c'è più, e per quello che non c'è ancora e magari non ci sarà mai, no? Cioè a questa dilatazione, che è una dilatazione spirituale, cioè al tempo stesso il limite dell'uomo, cioè la sofferenza, se vogliamo dire così, ma anche la dignità dell'uomo è questa estensione nello spirito, questa capacità che è tipico del mondo dell'informazione, della globalizzazione, che ha tanti difetti ma anche tante virtù, per cui noi ci preoccupiamo di quello che succede adesso nel mare della Grecia, no? E certamente secoli e secoli fa non, nessuno aveva una coscienza di questo genere. E per dire alla collega psicanalista che diceva non abbiamo tempo, è vero, ha ragione, però attenzione anche qui, il mondo dell'informazione, la superficialità, cioè la facilità dell'informazione, che può essere un limite, un difetto, ma una volta non c'era. Cioè io adesso mi informo con una rapidità, veramente rimango io per primo, perché sono vecchio, quindi sono stupito da questa cosa, in quanto poco tempo. In altri tempi dovevo prendere, andare in biblioteca, se c'era la biblioteca, se c'era il libro, se il bibliotecario si era alzato bene e così via, no? E non solo, ma accanto a questo bisogna dire che ci sono delle cose straordinarie, che sempre di più, certo ci sono troppe cose nel mondo perché il nostro tempo è quello che è, ma vi rendete conto a che punto sono arrivati gli studi di paleoantropologia? Io me ne sono un po' interessato, incuriosito. Ci sono libri meravigliosi, stanno da un dente, tirano fuori una storia di 100.000 anni fa, sono cose stupende, meravigliose, la scienza fa delle cose
straordinarie. Certo, abbiamo poco tempo per leggere, abbiamo poco tempo per informarci, però ci sono, e quindi per un giovane che si imbatte in queste cose sono aperture straordinarie. Il nostro tempo, il mondo della varietà superficiale ma anche della profondità quale mai prima abbiamo avuto, quello che è successo alla filosofia nel Novecento, ma non è paragonabile con altre epoche. Solo bisogna andare ad Atene per trovare una cosa così, o alla Berlino dei primi dell'Ottocento. Il Novecento filosofico è stato meraviglioso. Il problema è come lo mettiamo in comune. Lì dobbiamo usare questi strumenti straordinari per creare una capacità di diffusione delle conoscenze anche a livello superficiale, ma riuscire a sminuzzare il pane della scienza in modo che arrivi da tante parti. Poi uno lo prende e va a fondo se è catturato. Queste sono le grandezze del nostro tempo, non guardiamolo troppo male, insomma. Quindi lo scopriremo vivendo. Grazie a tutti. Sentite, volevo ricordarvi che il prossimo appuntamento sarà il 1 marzo, sempre qua alle 9, e l'argomento sarà quello che riguarderà la sessualità, cioè le differenze sessuali che paiono attenuarsi, e cioè questa grande incertezza sessuale, tutto il problema del genere, queste faccende di cui si discute molto, no? Le persone che sono invitate sono la psicanalista Angela Gesuè, ci sarà una giurista, Silvia D'Amico, e una endocrinologa che è la dottoressa Bonadonna, che discuteranno insieme con noi di questo argomento che riguarda le incertezze sessuali. Buonanotte a tutti. Grazie. 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 Grazie.